Ecco, spero di non aver dimenticato nulla. Siamo online finalmente dopo tanto tempo, anche perché pensavo di finire questa serie prima della fine dell'anno, poi per una cosa o un'altra, le feste, non ce l'abbiamo fatta. Alzo un po' il volume, voi ci sentite? Io non ci sento un cavolo. Ok, siamo qui e non so se lo finiremo oggi o... Ok, gestione streaming, c'ho la chat sotto. Carico. Ah, giustamente devo attivare l'emulatore che io non lo vedevo ampio come voi. Perfetto. Ci siamo. Dove eravamo rimasti? Già devo fare anche un po' mente locale. Perché eravamo qui? Mi ricordo infatti. Ah, cioè abbiamo diverse cose. Possiamo inserire questo per prendere la Magnum. Abbiamo il Modisk. Sì, che poi pensavo di, come dicevo, questo è cosa, c'è scritto qualcosa. It seems to be a startup disco. Ok, sì, questo servirà dopo. Io perché lo sento parecchio basso il volume del gioco, ma in teoria voi lo dovreste sentire, non me. Io me lo alzo un po'. Ok, devo fare solo un attimo mente locale. Devo depositare un po' di cose, anche perché altrimenti qui... Cosa possiamo depositare? Eagle Medal. Ah, ok, perché abbiamo trovato il primo Doom Book dell'Apocalisse, vero? Me lo ricordo bene. Però non mi ricordo dove dovevamo andare. Adesso io facciamo così, visto che tanto ci appoggiamo. Ah, questo è per... Ok, sì, mi ricordo. Per dopo la batteria. Io adesso un attimo appoggio sia... No, fammo così. Sbagliato. Appoggio il medaglione, innanzitutto. Appoggio il medaglione. E basta. Perché adesso andando a prendere la... La Magnum. N'è un altro? No. Però sicuramente qua ce ne saranno altri, eh. Eccolo. Immaginavo. Però adesso noi facciamo così. Sono un po' spaesato veramente. Eh sì. Hanno una red e una blue eye. Vabbè, questa cosa potevo farla anche la puntata scorsa, sinceramente. Quanto mi piace sto microfono. Funziona molto bene. Esatto, e ci ha sbloccato la Magnum. La Colt Python proprio. Official license. Ok. Ah, ok, mi ripete la solita didascalia perché comunque... Questa è l'arma più forte del gioco, dicevamo. Sono un po' preoccupato perché non giocandoci da 2 settimane più. Magnum Round Loaded, perfetto. Non mi ricordo una mazza. Vabbè, sicuro dobbiamo andare al courtyard. Però qui abbiamo fatto veramente tutto. Io sono in quella stanzetta lì. Lì c'è l'ascensore che non ce lo fa prendere. O comunque non mi ricordo se l'abbiamo preso. Però... Ah, ciao, allora. B1 è solo quel pezzo lì che non ci interessa. C floor. Anche sopra abbiamo visto praticamente tutto, se non sbaglio.
Quindi quel medaglione dovrebbe andare inserito. Però abbiamo la... Doveva inserito la batteria. Ho sbagliato. Perché è pericoloso. Beh, io lo uccido perché mi sta scomodo. Solo 3 munizioni del pompa abbiamo rimasto. Qua non c'è altro da fare. Tanto il medaglione, adesso io qui non c'ho presente perché veramente è passato molto tempo. Io andrei quassù. Sì, che mi permette di andare verso l'uscita. Verso l'uscita della prima casa. O poi alla peggio facciamo un po' di backtracking. Però in teoria... via 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 via. In verità dovevo andare lì, ma qua va bene uguale, tanto sono collegate. Il medaglione, dove andavano inseriti i medaglioni? Anzi, aia, aia, via 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 via. Questi pochi frame. Questo l'ho ucciso quello che stava qua, vero? Esatto, e qua andiamo verso... Perché si vede che con quella batteria dell'ascensore possiamo accedere a una nuova area. Qua è stato il primo hunter, l'abbiamo ucciso quando siamo tornati qui praticamente. Ti da sta... No, non volevo. Hello. Sorry for bother you. I want to offer a promotion for the channel. Ah, è lo spam. Che pappe. No, grazie. Sembrava strano che qualcuno scrivesse qualcosa di interessante. The price is very low. Come no? Ma io non mi interessano queste cose, mi dispiace, signor bot. Ah, ok, sì, devo andare prima sotto, chiaramente. Che se noi passiamo da qui... Oh, sono già a caution, perché questi sferano dei colpi, niente male.
Sì, comunque lì c'era della cura anche. Potevo raccogliere delle erbette lì. Cioè non mi sto orientando neanche più nella mappa, però sono sicuro che io andando qua posso ricavare la batteria. Poi questo sblocca solo la shortcut in teoria. Esatto. Questo mi dà da pensare. Guardhouse l'ho fatta tutta. Non penso che debbo tornare alla guardhouse. Questo mi fa solo andare su e giù, vero? Il libro l'abbiamo trovato. Ok. Niente, torniamo su. Il libro del Doom, quindi dell'Apocalisse, l'abbiamo trovato. Nella guardiola del eh sì, quindi niente di che. Prendo due verdi e una rossa e poi le mixo. No, perché devo. Visto che forse non ci devo tornare, posso fare. Yes, e la uso subito. Poi ne prendo un'altra. Yes, I am. Benissimo. E siamo messi anche bene. Torniamo alla casa. No, sto pensando, tanto non c'erano altre cose strane. Ah no, forse aspetta. Fammi andare a vedere qui. Non mi riesco più a orientare. Non mi riesco più a orientare, oh, incredibile. Non riesco a capire le forme della mappa del courtyard. Io adesso sono lì. Ah, ok, niente. Niente.
No, perché sono tornato io, pensavo che quella porticina lì, no, quella porticina lì ti porta alla mansion. Vabbè, andiamo a dare un'occhiata qui se c'è qualcosa che... Ah, perché qua devo stoppare questo in qualche modo. Ah, ma certo. Perché tornando su con la batteria non c'è più bisogno di passare in quel passaggio di prima, no? Con le bisce. Quindi possiamo far tornare sull'acqua, però se torna sull'acqua... No, senza però, con il ritorno dell'acqua a livello, vado qua perché il baule è più vicino. Facendo tornare l'acqua a livello, in teoria quella corrente, quel water passage, no, che abbiamo appena letto, dovrebbe tornare libero. Quindi noi non l'abbiamo mai visto per ora senza quella cascatella, perché per arrivarci la prima volta abbiamo dovuto abbassare il livello dell'acqua e quindi creare quello. Quindi noi cosa facciamo? Depositiamo innanzitutto The Boss. No, cosa sto facendo? E prendiamo il crank, ovvero la... No, scusa, dov'è che... Eccola qua. Va là che mi sono ricordato sta roba, cioè in teoria è logico. Perché sennò non ha senso che ti fa sbloccare quella shortcut, no? Quindi sì, siamo in gara, siamo ancora in gara. Quindi noi torniamo su. Riutilizziamo la manovella, non possiamo più passare lì, però passiamo dall'altra parte. Ma certo, quindi abbiamo fatto bene a venire qua in verità, anche perché quel medaglione servirà molto avanti. Quindi noi cosa facciamo? Torniamo su dall'ascensore. Guarda, mi sento fortunato a essermi ricordato, cioè più che altro ricordato, nel senso sono sicuro che bisogna far così, ecco, più che ricordare, perché se ripenso a quando ci ho giocato l'ultima volta non me la ricordo, però è logico, secondo me porta. Pensa, se no andavo a fare tutto sto backtracking indietro alla casa, sarebbe stato un episodio veramente lungo. Vedi, ogni tanto la fortuna mi ride, quindi noi facciamo tornare sul livello qua. E noi ci mettiamo la Square Crank. Se no te l'avrebbe fatto scattare l'oggetto comunque. Vabbè, non lo so. Te lo fa scattare? Ah no, perfetto. È rimasto nel menu. Quindi adesso non possiamo più passare da qua. Però noi abbiamo messo la batteria, che è stato quello il clou. Comunque questa serie non sta andando molto strano, cioè perché di solito qualunque cosa faccia, una decina di views le faccio, no? Anche se porto Windjammers o Castlevania è andato alla grande, non so perché. Questo niente da fare, non si sa perché la gente non... Eppure ho notato che da quando, ecco, infatti adesso è libero. Ho notato che ci sono altri utenti che fanno
fanno questa serie proprio qui in questo periodo. Mi è stato consigliato perché mi sono stati consigliati perché appunto sono entrato in un algoritmo. Sì, c'è una scala semplicemente. Qua mi ricordo che pezzo c'è. Ci sono le fogne che collegano verso il livello finale. Esattamente. Guarda che grafica, oh, bellissima. Però non abbiamo map di questo luogo. Ah no, è Xeb Cartiad B1, bello. Questa è la mappa, giusto? No. Però bisogna stare molto attenti. Aspetta. Altrimenti c'era un'altra porta. No, non è vero. Ah sì, che porta dall'altra parte. Questo livello mi faceva abbastanza paura perché ha queste rocce un po' irregolari. Non mi ricordo assolutamente cosa potrebbe succedere. Proprio. Queste le prendiamo, però basta non accumulare troppi oggetti. Ah, ok, semplicemente è un generatore di potenza, ma sembra che non funzioni. Un sacco di porte. Questo dovrebbe essere un vicolo cieco, in teoria. Ah, l'altra si collega di là, semplicemente. Is that Jill? Is that voice Amigos? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? Enrico Marini? What? What? Oh no, I'm alone. But why are you asking? Listen, the stars are going to be finished soon. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Enrico! Who killed him, I wonder? Quindi Enrico aveva scoperto qualcosa, ce lo stava per dire, ma qualcuno dall'oscurità gli ha sparato. Chi sarà mai stato? Non si poteva muovere per le ferite. Sta tenendo qualcosa in mano. Vabbè, un clip che non stanca mai. Il povero Enrico Marino, voglio restare così per fare una specie di anteprima in caso me la consiglia YouTube. Comunque vi ricordo che tutti gli episodi possono essere seguiti in differita su YouTube già dal giorno dopo. Sì, quindi qua era solo per fare questa cutscene in pratica. Che mi ricordavo, questa è l'unica cosa che mi ricordavo che succedeva, perché era molto importante. Una delle poche scene. Salve.
Ce n'è un altro. Ma da dove era? No, forse era un... Noi sono uscito da qua, vabbè, vabbè. Ma si riesce... Ma volevo si... è tosta con la pistola. Qua per chi in quel pannello che non si può interagire in pratica, con Caris tu devi fare una specie di minigioco con il lanciafiamme che tu depositandolo lì sblocchi le porte. Quindi non va bene questa. Esatto, qua devi usare una crank esagonale. Sì, qua si poteva salvare ufficialmente. Quindi lì mi serve la crank esagonale. Power generator. Di sicuro è in questa zona, dai. Ma dai, sono rigenerati. Dai, non è giusto che sono rigenerati. Oh! Caspita, però. Vabbè, adesso morirò, però voglio solo capire. Eccola. Però questa volta è esagonale, si vede un po' dallo sprite. Qua è dove... Ma forse lo, non l'ho vista prima? Ah, può essere che c'era già, ma non l'ho vista. Salviamo, ma bisogna stare molto attenti. Avevo danger sicuro. Vabbè, non è stato il massimo questa manovra, questi ultimi gameplay. Quindi se noi adesso la esaminassimo, perché ho sbagliato, perché questa già si chiama Square Crank, invece se noi facciamo check, perché non è necessaria solo per farlo vedere a voi, finisce con una hexagon shaped pirulino. Perfetto. Ma sicuro c'era anche prima, ma non l'ho vista, non lo so. Dopo voglio rivedere il video, può essere che spawna dopo, non lo so.
insomma, deve arrivare al pavimento di sotto, quindi abbiate pazienza. Ah, oggi ho messo i riscaldamenti, se no non riuscivo a stremare bene. Perfetto. Vabbè, che dopo se ci devo tornare per il power generator. Ecco, vedi? In questo pannello ci andava il. Ah no, forse di là c'era la mappa. Però strano che non me l'ha fatto la mappa. Invece qua era per fare il mini gioco di Chris. Qua c'è un boulder che si trigger quando andiamo via. Lei si china. E apre il passaggio dall'altra parte. Però dai passi abbiamo sentito qualcosa che non ci piace. Siamo un po' messi male. Non gli mancava tantissimo. Vabbè, comunque adesso abbiamo il quick save qui. Perché, è vero, senza il pompa è difficoltosa la questione. Però comunque noi abbiamo munizioni. Caspita, ora, eh. Ma perché? Prima mi aveva fatto più danni. Va bene. È che ci sono arrivato proprio risicato. Vedi, adesso in teoria. Però mi sa che adesso devo andare un po' indietro a prendere. Ecco. Infatti, se no non ce la facciamo. A fare. Questo boss che non mi ricordo mai come si chiama. Black Spy, no. Black Tiger. Non mi veniva in mente. Oh, ma che roba. No, bisogna tornare su perché. Bisogna riprendere un po' di rifornimenti. Il Black Tie, infatti mi ricordavo che c'era il boss, assolutamente. Solo che sono venuto un po' svantaggiato. Però basta risalire. Ah, va bene. Vado via qui. Prendo uno spray. Lanciagranate e il coltello. Dopo. Capirete perché il coltello. Ah, in teoria è tutto safe fino al baule. Perché qua c'è subito la scala, esattamente. E riorganizziamo lì. Adesso riappariamo lì nel giardino, no? Comunque, ciao per chi si fosse connesso. Stiamo le ultime battute forse di Resident Evil. Se non è questo l'ultimo episodio, è il penultimo. Sì, in teoria è tutto safe fino al primo muro. Quindi prendiamo lo spray medico per curarci, che siamo messi male. Un po' di munizioni del pompa. Se non ce l'abbiamo, lanciagranate va benissimo. Ne abbiamo accumulate diverse. E poi il coltello, perché se avete visto, mentre combattevo col Black Tiger, che sarebbe il ragno gigante, c'era un'inquadratura che mostrava una ragnatela interagibile
sul portone. Quello mi ricordo quando eravamo piccoli, cioè mio fratello ha detto: ma come si fa? Come si fa? Niente, toccava tornare indietro a prendere il coltello, che a questo punto del gioco non è più tanto utilizzato. Quindi, comunque, metto le due crank, via, una e due, così le metto vicine. Vediamo se abbiamo. No, abbiamo un sacco di granelle, quindi niente, prendo un first aid e lo uso. Poi deposito il pompa, che è un peccato perché ci ha accompagnato in tutte queste avventure. Prendiamo il lanciagranate. Che si chiama bazooka e il coltello. Però adesso deposito qualcosa, chiaramente. Oppure combino. Le teniamo le flame round. Sì. Io direi che così siamo a posto. Andiamo a fare il Black Tiger. Let's go, salvo e andiamo. Tengo equipato il bazooka perché così approfittiamo per ripulire un po' la situazione dagli hunter, no? No, ma infatti io l'ho tirata lunga e sapevo che lì c'era bisogno di più rifornimenti, di munizioni, di cure, invece sono stato un po'. Ah, qua c'erano due erbette lì. Sono stato un po' incosciente. Poi che comodità i quick save, perché aggiungono un po' di quality of life. Per noi che l'abbiamo finito e strafinito il gioco al tempo, almeno per chi segue, è come se io tagliassi in tempo reale il video, no? Senza che torno indietro, eccetera, eccetera. Morto già con un colpo. Ah sì? È così poderoso. Allora andiamo a fare sto Black Tiger istantaneamente. Poi come al solito ho portato due valigie di munizioni. Morirà subito, spero. Ecco, subito colpito. Madonna, questo pezzo da piccolo mi faceva paurissimo. Perché io ho paura che ti fanno male, quindi sto sempre un attimo in moto. E li ciacchiamo con l'animazione. Cioè, ma scusa, ha dilaniato il Black Tiger. Vedi, un po' mi hanno danneggiato. Ah, sono poisonous, devo stare attento. Ah, te lo faceva ritrovare qui il coltello, tu pensi? Però se sì, non sbaglio, guarda, facciamo una roba. Se io esco e rientro, in teoria sono andati via i ragni. Io non so cosa faccio. Vado a prendere quell'erbetta che abbiamo visto poc'anzi, perché sono avvelenato. Quindi speriamo di arrivarci in tempo. Adesso io non so quanto dura l'avvelenamento. Perché tu non la vedi, come dicevo in qualche episodio fa, tu non la vedi la vita, ma in teoria o scala o comunque insomma scala piano piano. Comunque buonasera a chi si fosse connesso solo ora. Perché vedo che aumenta il numero e io saluto. Però
Palesatevi se ci conosciamo, anche, anzi, a maggior ragione se non ci conosciamo. Quindi qua in questo cancello c'è, qua l'avevo vista se non sbaglio, un'erbetta blu veloce veloce, please, prima che schiatto. Eccola. Se volessi fare il ganzo. Ah no, però vedo dalla linea blu. Dalla linea si può già capire, quindi ancora ero abbastanza safe. La blue herb, vabbè, non l'ho analizzata, serve per curare il poison. E la prendiamo anche queste. Ce ne spariamo una. Per arrivare almeno a un fine giallo, che il fine giallo ci piace. Dai, sta andando abbastanza bene, per quanto non mi ricordassi queste ultime fasi. C'era il baule lì vicino e abbiamo recuperato. Let's go. Comunque i boss, vedi, non è survival horror, però uno dice allora per i boss quante robe devi portare? Niente, muoiono subito, quindi ok. Quindi voi spettatori silenti, ci avete giocato a Resident Evil, conoscete la saga, siete italiani, siete stranieri. Chi siete? Per favore, ponetemi delle domande. Comunque vedi, se entri e riesci. Ah, qua c'è addirittura un incredibile. Se entri e riesci i ragnetti scompaiono, però era giusto per farvi vedere che si potevano calpestare. E se c'è qualche oggetto secret. Noi non abbiamo il secondo coltello perché ce lo siamo portati da casa. E lo sprite della ragnatela, colpo dopo colpo, se ne va. Perfect. Ho attivato la radio per sbaglio. Volevo rimettere la pistola perché adesso finché non ci sono nemici esagerati. Adesso sarò subito smentito. Però la mappa perché non me l'ha fatta trovare in quel punto di legno? Bene. O sopra o sotto, vabbè, io prima vado qua. Forse è quella storia. Questo è un incredibile. Lo prendiamo, sì, perché tanto adesso depositiamo tutto. Ci sono diverse cose qua. Perché non mi li fa depositare per bene? Io come arma official tengo questa. Aspetta, fammi unire gli Incribbon, perché intanto faccio il mio solito fake salvataggio. Quanto siamo? 40 minuti. Pensavo fosse passato poco tempo, invece passa il tempo.
scusate, mi è andato bene. Adesso ho approfittato per spegnere il microfono. Ok. Non avete sentito i gorgogli dello stomaco. Perfetto. Dai, direi di andare avanti così. Vedi se c'è un'anteprima carina da mettere, tipo così. Sì, questo potrebbe essere un ottimo thumbnail per YouTube. Sì, deve durare almeno... Toh, basta così. Ok, let's go. Mamma mia. Ho mangiato due mandorle prima. Due, per modo di dire, erano più di due. No, le bisie. Qua è possibile che non c'è niente, vabbè. E adesso siamo... Ok, sopra c'è vicolo cieco, sopra porta. Io vado prima su. C'è vicolo cieco, per modo di dire. Che magari... Aspetta un momento, ci vuole l'hexagon salvo. Voglio provare una cosa. Perché se io mi faccio inseguire, ecco, muori per forza. Ah, c'è la mappa, guarda. No, non muori. Allora l'hexagon cosa ci serve? Perché se io la facessi cadere, no? Ok, quindi tutto l'episodio di oggi è l'underground, si può chiamare. Come l'abbiamo chiamato fino adesso, però il courtyard B1. Ah, ok, l'hexagon serve per andare in quella stanza. Un altro muodischi, infatti mi ricordavo ce ne fosse più di uno. Però qui dov'è che... Beh, in teoria la giri finché a sinistra non c'è un... E qua cos'è che c'è? Un ascensore? Poi non lo schiaccio per ora, voglio prima andare in quella stanza segreta con l'hexagon. Bisie. Allora la muffa. Modisk. Io le depositerei un attimino. Insieme. Perché sono... Riprendiamo l'hexagon. Immagini invece serviva quell'altra. No dai, cioè, sarebbe assurdo. Ah no, poi avevo detto che era Hexagon. Vai, let's go. Ma voglia, deve fare il giro, mi sa, perché dalla mappetta diceva che il buco è dall'altra parte. No, invece forse no. Oppure in ogni buco c'è una situazione. Infatti, devo decidere io in base a quante volte.
qua c'è il vuoto, quindi niente. Vediamo se mi dice qualcosa nel buco. No. E adesso in teoria c'è quel passaggio, perché si vedeva grazie alla mappa. Ecco com'è, non è che ci stiamo inventando niente. Comunque, quando finiremo questo, io volevo fare anche il 2, sperando abbia più successo. Che il 2 è molto figo, lo facciamo in modo canon e poi voglio creare per quando uno si iscrive delle piccole GIF in pixel art che appariranno vicino al numeretto, in questo caso il numero 1, quindi sopra lo schermetto. Ma che roba è? Ah, hai capito. Poi io questo come lo faccio? Se lo sposto qui. Ah, che lo spostava così. Ho sbagliato, vedi, devo cliccare. Perché questo poi è un enigma che un po' irrealistico come l'abbiamo già affrontati, che siccome lui, il personaggio, non può tirare, allora deve sfruttare queste cose ambientali. Come non lo posso usare? Capito, mi hai? E io la riuso direttamente, senza neanche togliere il menu. Quindi è un enigma ambientale che sfrutta, che è più videogiocoso che realistico. E ci sta, ce lo accolliamo. Perché così mi si è creato quel gap per poter spingere. Qua c'è uno switch, te. Ah no, non è vero. Ah, c'è il Doom 2. Oh, yes. Pensa se non lo trovavo. Quindi servono due modisk. C'è un botto di roba. Io non mi ricordo dove si usano. Nothing important. Amazing. Wolf Medal, la medal from the second Doom Book, yeah. Quindi abbiamo sia il Wolf che l'Eagle o Oak, non lo so. Devo controllare una cosa dello streaming. Siete voi, sì. Perfetto. Pensa se non lo facevo questo. Se uno non ha tutte le cose necessarie, no? Che cosa succede? Dove appariamo però? Attenzione. Esattamente, io ho capito. Vi ricordate che quando ho analizzato la mappa sono lì in fondo. E quindi qua cosa succede? Servono dei medaglie. A Picture of an Eagle, capito? È proprio qui che servono i medaglioni.
Ma poi andiamo qua. Ok. Quindi, per fortuna che basta superare le bisce, prendiamo anche l'altro e andiamolo a inserire perché il laboratorio segreto si trova proprio sotto quella fontana che mi ci fai ricordare. Comunque, buonasera per chi si fosse connesso solo ora. Stiamo per accedere al laboratorio finale segreto. Poi non so se lo facciamo, no, vabbè, dai, sì, un'oretta. Perché sarebbe stato bello un'ora di underground e un'ora, la prossima volta facciamo quello. Però nel laboratorio comunque c'entriamo, anche se magari non finiamo, però non dovrebbe durare tanto. Quindi noi prendiamo anche l'altro medaglione. Aspetta, volevo fare una cosa prima. Perché ora che ne abbiamo tutte e due, possiamo andare. Possiamo proprio andare. Niente, ok, andiamo. E ci sarà uno dei pochi FMV del gioco, ve lo fa vedere la fontana che si svuota. Comunque buonasera o bentornato se eri uno di quelli di prima, altrimenti niente, io sono Monpezuma e stiamo rivivendo un po' la retrospettiva di Resident Evil. E fino al 4 io farei, perché dopo il 5 adesso insomma l'ho giocato talmente tante volte. Ma non si sa mai, se a grande richiesta si può fare tutto. Quindi Wolf subito inserire. Invece in questo cosa dice che non ci ho cliccato? Ah, niente, ah, forse da dove gli succede. A picture of an eagle is carved in the ground all over. Ah, è sparita. Well, in tutti i sensi. Non ho skippato io, proprio si è interrotto così. Wow, tecnologico questa porta. E si va. Per la parte finale del gioco. Ma che grafica, oh, ma c'è una grafica sto gioco? Vabbè che è un po' potenziata dall'emulatore che... The door is tightly locked. There's a plate on the right. There's a plate on the right, diceva. Ok, non si apre finché non c'è una first class emergency. Descendiamola un po'. E già se n'è andato il nostro amico. Esatto, qua. Bella sta inquadratura. Il nostro amico se n'è andato perché... Vabbè. Ah, gli è partito l'arto.
Tanto le munizioni della pistol non ci mancano. Un altro modisco, vero? Sì, perché ne servono diversi per avviare le cose in questo gioco. Non so se andare a chiudere il gioco o stopparmi qui. Però Electronically locked. E qua siamo ai zombie finali, zombie nudi. Che hanno questo lamento con l'eco un po'. Io qua mi ricordo c'erano le prigioni, se non sbaglio. Laboratori B3. C'è solo B3, vero? No. Madonna mia, sono ampli. Qua sono le prigioni, se non sbaglio. Sì, qua in teoria se qualcuno è sopravvissuto è dall'altra parte. Tutto elettronicamente chiuso. Lo specchio, che bello. Capito, adesso sì. Qualcuno l'ha usato di recente. Qua c'è un documento. La lettera del ricercatore. 8 giugno, Carada. Ma aspetta un momento, Amada del 2. Adesso sai che non mi ricordo se già era un personaggio citato almeno nei documenti, non me lo ricordo sinceramente. Adesso vediamo se si tratta di un'omonima o no. Il tempo che tu stai leggendo questo sarà tutto diverso. Oggi abbiamo testato. No, il test di oggi è andato positivamente, proprio come ci aspettavamo, come io mi aspettavo, anzi, no, perché stavo guardando. Stavo diventando pazzo dall'idea di diventare uno di quelli. Ada, tu non sei infetta e spero che tu non lo sia mai. In caso tu sei. In caso sei l'unica rimasta, rimani l'ultima sopravvissuta. Insomma, prendi il materiale nella Visual Data Room. E andare vai nella power room to operate the trigger per innescare il sistema prima il triggering system, insomma, tu per accendere il triggering system prima di fuggire e metti tutto e fai che sia tutto pubblico attraverso i media. Quindi cos'è che devo fare? Perché sicuramente lo devo fare. Visual data room power room, ok. Perché sicuramente sono dati che servono anche a me. Se tutto è ok, tutti i lock si dovrebbero aprire by the Curious System. E puoi accedervi con il mio nome dal terminale nel laboratorio. Inserisci la password. The password is your name, quindi Ada. Per me non è la stessa Ada, adesso comunque vediamo, era solo una coincidenza. The password is your name. To lock the door at B2 where the visual data is located, you need to access with our name first and then enter another password. Quindi lui si chiama John.
Dici con i nostri nomi. So che lo capirai tranquillamente. Cos'è che se io lo guardo per metà, se io copro diventa qualcosa? P, S. Perché io, vabbè, voi non vedete il mio pollice che copre, però pare una PS, una mezza M. Ah no, è 1, 1, 2, 4, tipo, sì. Un po' perché allora quello di mezzo è così, vabbè. John, Ada. Esatto, lei si ricorda questi due nomi, perfetto. Ah, Tree Apple Man Woman. No, volevo dire se magari attivando sta luce si vedevano cose. Sta cosa non mi ricordo. Tree Apple Man Woman. C'è un clip lì nel... Eh sì, non erano morti. Questa è la famosa Power Room. Sangue, quindi è morto. Guarda che bello sto scenario. Questo è un tape. Slider cartridge, cioè la in poche parole tipo delle diapositive, cartucce, cos'è? Ah, sì, è delle diapositive. Nothing special, è solo un laboratorio segreto. Cazzo, pieno di dettagli, non mi fa interagire con niente.
Finalmente. Umbrella. Guarda le mani di Jill. Benissimo. Già che non si vede niente. Ecco, sbagliato. Backspace. Io sono John. Capito. L'username del laboratorio più segreto finale. Io sono John. Password. A. D. A. Io ho sbloccato per ora quelle della B2, giusto? New password. Orca fischia. Diceva i nomi combinati. O devo inserire quella storia lì? Si incazza. Ok, B3 so locked innanzitutto. Se io clicco su B3, cosa succede? Ok, B3 so. Però B2 mi dice che non posso, vero? E questa ci penso, la ragiono un attimo. La ragiono un attimino. Lo so. Poi make it ok. Small lab. To lock the door a bit where the visual data is okay, you need to access with our names first. Ok, quindi come dice Jonada, you need to access with our names first, quindi John Ada, and then enter another password. Sono sicuro che lo capirei facilmente. Oh, guarda, ti giuro, lì per lì non ci sto a capire un cavolo. Io ho fatto gli escape room fino a ieri. Fino a domenica. Perché se io lo copro con un foglio. No, non riesco a capire. John, Ada e 4 lettere. Perché non può essere 11 questo. P S
Boh, PS11. Quindi io loggo con John. Quindi B3 abbiamo già detto, quindi è sicuramente. Mi viene da dire PS. PS1-1. Quindi è con i nostri nomi first, quindi. Poi pare troppo lunga però, eh. Poi i numeri non ci sono, vedi? Quindi è P. Ah, niente. Quante lettere so? Però vedi che non bastano le lettere perché. Ho sbagliato? Ma metti caso e Ada finisce qui, dopo ci manca solo una lettera. Mi fa rileggere. Forse è P. S. MMO. No. Allora, file, intanto sto guardando una roba qui. Allora. Aspetta la chat. Ok, dashboard, ah, ok, se tipo John e Ida va bene lo stesso per loggare. I'm sure you understand easily, perché fammi leggere se ci sono altre informazioni. Ah, beh, tipo, ok. You will need to access with our names. Quindi cosa vuol dire? Perché our names? Just perché mi sei tolta la chat? Ok.
fine scrive sta cosa, cioè nel senso così. Poi è ombo. Mi sembra, proprio perché questo così e poi una M. Mi serviva sto foglio, no, spero. Fammi ragionare. Boh, perché questo qui il terzo non mi convince. Come vuol dire? Poi i numeri non si possono mettere. A me mi verrebbe da dire che è PS, non lo so. Boh, non lo so. Non lo so, perché io ce l'ho disegnato così, no? Dice che può capirlo facilmente. Lo scrivo direttamente. Perché se io chiudo questi qui, viene tipo monm, però non c'è senso. Io cosa posso scrivere? Ah, free 3 apple. Cos'era? 3 apple. Se io loggo con Ada, Ada però non so il login di lei, giusto? No, loggare con sì, loggare con John. Ah, ho capito, forse voleva dire tu loghi con i nostri nomi in come sto facendo io ora, vuole dire in quel senso. E lì c'ho sto. Se io li taglio così. Com'era? 3 vuole iniziare 3 apple, boh, non so.
NM, non so. Vabbè, intanto andiamo avanti, intanto ci penso. Non lo so, o lo faccio off screen, cioè nel senso che lo ragiono. Poi intanto abbiamo sbloccato il bitery. Intanto io ho sto simbolo qui. Perché ho fatto il giro praticamente. Perché io sono al bitrate che è tutto loccato. Ah, lì dopo c'è la fase finale dove è tutto intrecciato lì e la sala motori. Qua era chiuso. Qua mi ricordo che erano un bordello. Come sono respawnati? Ma perché? Non è mica giusto. Perché io qua non c'ero mai stato, tra l'altro. Tree Apple, sto pensando a ste robe qua, ma... Siamo gli sgoccioli, non servono tutte queste munizioni. Ok, un fax dal manager generale della sanità, della divisione sanità, dal committente speciale Raccoon, di Raccoon City, insomma, del dipartimento di ricerca speciale di Raccoon City. Questo memorandum è molto, è strettamente confidenziale e bisogna distruggerlo
subito, insomma, se lo sto leggendo vedi che ne hanno fatto in tempo. Regarding the virus outbreak. Ecco, hanno scoperto che appunto, grazie a questo sondaggio, che questa prova più che sondaggio, che i danni effettuati dal virus sono maggiori di quelli che pensavano. Vabbè, prima innanzitutto è difficile ottenere dati accurati. Perché molti dei ricercatori, a metà dei ricercatori sono morti dopo l'esposizione, eccetera, eccetera. Il sistema di sicurezza è ancora operativo, e la guardia speciale è stata vicina all'annientamento, e per colpa di questo le informazioni della ricerca sono state messe a disposizione anche agli outsider, e bisogna prendere provvedimenti al più presto possibile. Finalmente molti dei soggetti degli esperimenti sono fuggiti fuori controllo, e molti ricercatori sono stati uccisi dai soggetti, e i loro corpi mutilati. Insomma, fanno fatica così. Quindi, specie di cos'è, that the start police and stars are intervening too quickly. We need to act the situation as well. Ok, infatti hanno mandato i stars, ma che siamo noi, però non ce la raccontano giusta. Ancora. Io ce li ho i modisk. Perfetto. Ma comunque un po' stacco, e dopo l'ultima volta facciamo la fase finale, che poi dovrebbe durare anche poco. Così mi ragiono sull'enigma. Vabbè, che uno dice, vabbè, lo puoi guardare. No, però voglio capirlo, perché voglio capirlo. Sapevo, quindi segue le woman e W, quindi è doppio o no? Perché c'è anche la P al contrario? No, quindi è W, rombo è la O, solo l'uno è Apple, è la L, Wall. Tree, quindi la E, vole, semplicemente vole, è scritto. Sì, perché quella è la L di Apple. Quella E, la W. Poi di W ce n'ho due. Ah, perché la W è la M, è mall, come talpa. La P specchiata è la M di men, perché tanto me ne ricordo le parole, non c'è bisogno di attivare quella storia di prima. M-O, la O è quella, sì, perché woman.
Infatti poi dopo c'è la doppia P, quindi con solo Woman puoi vedere tutte le lettere, la E di Apple e di Tree che c'è la doppia, Apple, perfetto, poi la L, quindi è Mole la password. Aspetta, voglio vedere come imposa qui. Quindi sì. No, allora facciamo adesso. Infatti immaginavo servisse una cosa del genere. Perché io l'ho attivata, infatti mi sentivo ancora un po'. Ah, ma questi perché respawnano sempre? Questi respawnano in continuazione. No, voglio provare a fare una cosa. Scusa, eh. No, ok, no, era per capire. Quindi sì. Ma scusa, è quello che sputa o no? Poi mi dà fastidio che rispondano questi, che fastidio. Quindi è mol. Come talpa. Vero che voi non avete visto io che faccio questi calcoli qui. Aspetta, anzi ve lo fa vedere giusto per far ridere, no? Che io mi ero scritto tutta quella faccenda lì. Poi dopo non era la W, ma era la M, basta, semplicemente. Sì, dai, ormai lo finirei, tanto ancora è presto, dai. Nice. Abbiamo allocato tutto. Ma noi adesso dove siamo? Al B3 o al B2? Siamo al B3. Ma allora al B2 cosa ho aperto? Ah, quella lì famosa di prima, ovvio. Però che nell'ultima fase non c'è manco un salvataggio, cioè c'è tipo quel baule lì. Oh, tanto mi ha preso, eh.
Nessuno a nessuno è consentito accedervi, quindi all'elicottero, finché non prendi o il consulente di ricerca, eccetera, eccetera. Gli altri verranno sparati a vista, osteria. L'elevator si ferma, cosa? Cos'è che diceva? Si ferma durante le emergenze. Vabbè, Visual Data Room. Visual Data Room. Sì, lui, insomma, il room manager Kate Irving è quello che è il capo di questa sala, quindi Prison, ecco, questo mi interessa. Vabbè, Smith S. Ross, Albert Wesker, quindi già noi qua potevamo già sapere com'è a Wesker, impossibile. Che lui sa tutto, cioè, pensa che roba, te leggevi una roba del genere e dici no, incredibile. By the chief on each block, l'output machine. Top secret, i progressi del Tyrant e poi diventa. Quindi diciamo che con i modisk noi possiamo accedere ai tre codici. Ma che chiede? È ovvio che la pio. Proiettore, noi ci abbiamo. Umbrella Inc., Bioweapon, Mattia, qui si scopre tutto, incredibile, Cerberus, Madonna! Quindi pensa che figata uno che giocava la prima volta a vedere tutte queste robe. Neptune, infatti ve l'ho già detti tutti in corso d'opera. Hunter, va bene. E Tyrant, che non si sa che roba è. Guarda come, Black Tiger? No, una foto assolutamente non photoshoppata, no, comunque fa ridere. Bioweapon Research Institute, Research and Development Staff, c'è Albert Wesker, incredibile, sempre con gli occhiali. Voglio rivedere, capito, con questa musica drammatica. E non c'è il Black Tiger però, il ragno. Incredibile. Thailand, che roba è? Questa foto non vi è nulla, non si sa perché. Veramente, veramente incredibile. Perché qua c'è la colonna? Sembra che si può andare, ma non è vero. Ok, andiamo a prendere i modisk. Ma vanno inseriti tutti dentro quel fax di prima, mi pare strano. Beh, l'importante è che ne abbiamo tre, perché servivano tre, c'è scritto. Uno per ogni lampadina lampeggiante, quindi.
Comunque che gioco. Cioè, se si riesce a giocare con una semplicità e disinvoltura anche dopo anni, vuol dire che ha fatto bene, perché io mi sono reso conto, ci sono certi giochi della PS1 che è impossibile portarli anche a far vedere. O usi Quick Save a rotella perché c'è una quality of life orrenda. Per chi non lo sapesse, cosa vuol dire quality of life? Un termine che ho imparato qualche anno fa, è per dire che, insomma, la comodità delle cose, nel senso, magari la quality of life semplicemente potrebbe essere che le erbe si mischiano senza la conferma, oppure che puoi combinare gli oggetti, insomma, senza che devi uscire e rientrare, insomma, dei miglioramenti pratici. Come no? Devo trovare tutti. Infatti immaginavo. Perché. Esatto, infatti mi ricordavano tre di questi. Però uno era in quella stanza lì. Infatti uno fa vedere se io vado andassi qui. Gli altri dove sono? Comunque il lanciagranate li uso per i nemici qua finali e poi basta. Qua penso basta, no? Non ci sono altri telefoni, cose varie, no? Però sembrava quello lì sopra. C'era uno che dice un intercom non funziona, non si sa perché. Ah, maledetti. Poi non ci entro qui. Perché lì mi fa entrare in una fase. Invece sì. Questo me lo ricordo, questo. Ma di location l'abbiamo finita. Questo è l'ultimo corridoio. Poi cioè, le location sono finite. Ah, oddio. Sbagliato.
Mi dici che non si può spingere da qui, perché c'è sta cosa qua. No, perché ci andiamo in casa, facciamo così. Poi niente, rifai come quello di prima, lo fai arrivare. Cosa? A me. Distruggevo il computer, se no. Vabbè, ci siamo infiltrati in una cosa segretissima. Cos'è l'Incaribbon? Ma certo, questo serve. Secondo Modisk, attenzione. Your descendants will take possession of the city of the enemies. Sono tutti passi della Bibbia, no? La Genesi, eccetera, eccetera. Sì, da lì sei andato di là, perfetto. Poi la quality of life è quando tipo tu puoi caricare off screen, cioè non in realtà on screen. Vediamo qui cosa c'è. Modisk serve per aprire la prigione, no? Ah.
Ma certo, tanto non è solo deposito. Invece voglio fare una cosa. Esamino per dopo. Cazzo, 18 ci fai 10 volte il boss finale. Capito quanta roba c'è? Io sono andato dappertutto, non... Voglio vedere l'ultimo outpost dove... Eccoli. Nice shot! Che ansia sto pezzo! Ah, eccolo, va l'ultimo! Sai che mi ricordavo che in ste caldaie fastidiose c'avevo sto sentore? Questo serve solo per quello. Fammi andare indietro a fare una cosa. Per capire, vedi, sì, questo serve solo se vado qui. Non c'è l'erbe. Questi detti anche uomini mosca, come si chiamano in verità? Perché poi forse non era un nome casuale che mio fratello gli aveva dato, perché forse sono mischiati veramente col DNA delle mosche. Sì, questi sono diciamo gli ultimi nemici diversi, perché poi qua c'erano i classici zombie lab. No, infatti volevo fare... Oh, ma tanto che respawnano questi... Incredibile.
No, poi faccio delle prove, certo, sapevo benissimo che c'era il mastegosauro. E let's go. Chi c'è? Christian? Jill? Is that you, Jill? Yes. Oh, Chris, you're alive! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, I have to open this room. It doesn't work. Well, Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Se non sbaglio, quelle della prigione, fammi rileggere il file, dicevano che si aprivano. Ecco. Ah, boh. Non lo dice, però. No one is allowed to enter this. All pass documents. Passcode must be created on a specialized output machine by the chief researcher of each block. Non diceva che. Vabbè, sicuramente è così. Si apre quando c'è il timer, perché te non lo potevi salvare subito. Sono arrivato a 2 ore, vedi, non gliel'ho fatta perché sto a temporeggiare parecchio. Allora. Ha spawnato quello, vedi che assurdo che ti fa spawnare. Animazione bella, ce ne sono rimasti due più che sufficienti per fare tutto. Ora prende la Magnum perché non mi ricordo quando succede il fattone. Prendo anche le flame round, tanto. E questa la uso instant. Anzi, la combino con una red che ho nel qua, dai. Facciamo le cose per bene.
Non c'ho nessuna erba. Sono un bastardo. Vabbè, la uso così a buffo. Voluto un'angolazione figa. Dai, per le 9 ho fatto anche prima. Sono le 8:04. Sì, io lo potevo spezzettare in due. Ormai che abbiamo capito la password e tutto. Andiamo. Let's go. Non ho paura dei uomini mosca. Li ho spappolati col lanciamissile. Quanto che fastidio sto rumore. Sì, che questo devi andare dritto e poi di nuovo dritto. No, mi ha ingannato. Ma vai mona proprio. Sono one shot. Quindi abbiamo l'elevator a posto. Adesso muoio perché mi fa l'agguato quello, ma in teoria con un bel colpo assestato non me lo locca nemmeno. Ma dai, con un colpo con quelle lì non è morto, incredibile. Cazzo, la flame round, mica cazzi. Fa vedere la scritta perché tanto, ogni tanto dobbiamo morire per la diretta. You died. Cioè, questi sono infingardi, eh. Ne sparo due dirette, assolutamente. Ma dai, voglio che scende il bastardo. Dai, l'uomo più forte del gioco, lo sprites. Sono morto. No, no.
E ora ce l'ha. Jill! I was looking for you. Barry. Jill, don't be angry. I wanted you to wait for me. Barry, don't screw up again like you did when you dropped that rope. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seemed to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Andiamo di sto Thailand a sto punto. Hai capito il Wesker nazionale. Terrificante. Quando vedi questo da piccolo che arriva al boss finale, incredibile. Ho presunto tale. Tyrant virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant is the most powerful biological weapon in the world. You don't mean you're experimenting on real people. This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful creature? Don't be upset. All weak people exist to be eaten. I
Io ho solo paura che sono one shot. La miseria, che combo. Perché in verità si può anche fuggire. Ci ha dilaniati. Oh, non mi ha shottato a morte. Adesso che è andato giù, voglio dire... Master Key. No, era solo per curiosità. Sì, cioè... What a miserable death. Sì, in pratica se te lo tiri giù puoi avere tutto il tempo che ti pare per prendere la chiave, se no... Ah, ok, l'abbiamo... così puoi liberarti direttamente. Cioè adesso io non mi disequipaggio più la revolver. Che non mi ha ucciso quando mi ha colpito, che stavo raccogliendo la Master Key. Boh, vabbè. Ma sai che io adesso non ho capito dove la devo inserire questa. Ah, lì al Trigger System. Oh, sì, uomini mosca pure qui. Ma tanto li sciotto. Devo tornare in quel posto brutto. Saranno spawnati tutti, sicuro. 100%. Quindi devo tornare lì. Inserire la chiave e fuggire. Finita, dai. Lì c'era l'uomo mosca perché
quando si sbloccano. Niente, ho speccato un revolver, però sti cazzi. Oh, tanto non si pigliano quelli, vuoi? E dove si usa, scusa? Oh cappe, non ho capito allora. Ma di solito se non sei nella posizione... Oh madonna. Ci riprovo, ma tanto era qua per forza, dove... Vabbè, vabbè, mi fido, mi fido. Sapevo. Caspita, non mi ricordo. Qua non c'entra niente. Sarebbe stato palese, dici il trigger system. Fammi vedere una cosa veloce qui. No, non volevo salire. Perché se sali, adesso ti fa vedere una cosa. Vabbè, guardiamo questa chicchetta, ovvero, guarda. Cioè, non è un easter egg, però. Adesso magari... Io sono al B4, no? Tanto messo di me.
Vabbè che i tanti cadaveri spariscono sempre, quindi qua fa vedere che non c'è più niente, il Tyrant non c'è più. No, ma non la devo usare qui, è uno di quei posti del laboratorio prima. Anche perché qua non c'è niente. Tutti i computer, tutta un'arena per la boss fight. Beh. Voglio tornare un attimo qui e vedere una cosa, visto che non è una stanza che ci stai tutti i giorni. Niente. Torniamo alle prigioni, lì sì. Tanto io l'ho convinto, laggiù si inserisse. Me sopra, nella stanza sopra, devo andare. Perché mi ricordo che dopo te... Poi io ogni tanto ci torno qua perché non vorrei fuggire senza Chris. Ma come? La Master Key per la prigione. Allora chi triggera tutto? Oh, Jill! Sorry for keeping you waiting. So everything is done? Well, almost, yes. Now let's go. Ah, questa è una stanza non esplorabile. Perché lei va direttamente via. Ok, abbiamo il buon Chris Redfield dalla Master. Gli posso dare armi? I have this. Ora lo posso dire. Are we waiting for... Let's go. I'll be waiting you for the elevator. In teoria c'è anche per salvare Barry, c'è un finale ancora migliore, però cosa puoi fare? Oh, ciccio. Vabbè, esploderai. Ma perché? Ma non dovevo andare qui. Cioè, nel senso, dove mi aspetta Chris? Perché mi... Cioè, l'elevator in teoria non dovrebbe... Sono un po' confuso, sinceramente.
13 volte vengo qui che non ci si deve andare. Ma cavolo, io mi ricordo che adesso si usciva all'elevator, basta, cosa devo fare? Non mi ricordo niente, cioè più sono andato avanti, più le fasi finali sempre peggio. Vabbè, tanto sarà in quelle zone lì, voglio dire, non è che sei andato chissà dove. Ma dove mi aspetta? Let's go dove? Dove? Ah, forse adesso devo andare a triggerare quella storia lì. No, tanto dalle altre parti non ci devo andare. Perché non me l'ha fatta scattare la Master Key, fa tutto, capito? La chiave di tutto. Se non me lo fa adesso, poi è bello che è facoltativo salvare lui. Quindi sicuramente. Niente, allora. Non ha preso il dubbio adesso, perché tanto. Se è facoltativo salva Chris, qua non dovrebbe essere cambiato niente. E dove mi aspetta allora? Non c'ho proprio un'idea. Dove ci aspetterà il buon Chris? All'elevator non c'è. Ah, lì c'è pure un'erba rossa, capirai. No, quell'erba rossa la prendo, so che mi sarà utile. Qui non credo.
ma aspetta, Chris, che all'elevator ci sono stato. Tanto io mi ricordo che dopo fuggivi e buona. Let's go. Let's go il cavolo, dai. Capito, in quella porta davanti alla fontana. Poi mi ricordo che l'elevator. Eh sì, è lì l'eliporto, non nel B4. Non so perché ho la memoria che quell'elevator lì era lo stesso. Ah, ecco. Ciao. Infatti la famosa scala è questa. Hi, Jill. It's you. Harry? I'm really embarrassed to see you now. Non importa, Barry. Just leave me. Go quickly. No, vieni con noi, Barry. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill, will you do me a favor? This is my last wish. Please give this photo to my family. No, non ce la posso fare. Will you? Sure. Forgive me, Jill. No. My God! God. No, non ce la faccio. Bellissimo. Sto a piangere, bellissimo. Questo io mi ricordo. Vedeste Moira in poi. Poi Moira sarà giocabile in Revelation 2. E anche Barry, perché non è morto. Ma lo vediamo anche sul 3 poi. In un finale segreto che ci viene a salvare. Proprio Jill. Quindi un riscatto di Barry. Nonostante non ce l'ha fatto apposta. Your father will watch him. You all from heaven, come se l'avesse scritto, capito? Post mortem. Let's get going, Chris. We can't stop. Let's fucking go. Non c'ho qualcosina di utilissimo. Un herb? No, eh? Va bene, andiamo. Sì, perché devi tornare al ladder e poi aprendo quella porta è la Langar, quella porta vicino al... Ah, beh, questa invece, giusto. Lì c'erano delle erbette, non penso. Lui sta lì. Ok, questa è la fase finale di PNG. L'ultimo corridoio, quantomeno.
No, qua non è predefinito, cioè è predefinito e basta. Andiamo. Uno slot ce l'hai sicuro perché hai discartato la master key. Senza neanche esaminare tanto cosa dovrà servire. Avevo frainteso, pensavo ladies first perché mi manda dal mostro, invece no, lui dice che è lì il mostro, sta arrivando da dietro in teoria. Bellissima questa scena. Che bella Jill. Dai, dai, dai. Infatti stavo dicendo, non c'era il segnalatore, eccolo. Cerchiamolo. I can signal bad with this, basta. Red. Abbiamo finito il gioco, che bello. Arriva Brad, tutti felici e contenti. Se non che. No, a parte gli scherzi, che cosa sta succedendo? E il boss finale? Poi il finale quello con Chris così a colori. Quindi è quello giusto, ma. Tanto pare un amico mio. Ma scusa, il boss finale. Ma il boss finale! Dov'è? Ma perché il director's cut è così? Io non lo so, ditemelo voi, io gioco solo quello normale, ma. E praticamente arrivava il Tyrant, te gli sparavi un po'. Ah, ma non c'è stato neanche il timer adesso che mi ci fai pensare. Il timer che esplode, perché non c'è stato? Sono un po' confuso, devo dire. Questa musica non c'entra niente. Allora, ci sono state delle cose che non mi sono tornate. Il timer, in ogni Resident Evil finisce che c'è il timer ed è predefinito. Qua non è stato attivato, lo dovevo attivare io, ma io sono andato al Trigger System 13 volte.
E poi durante il timer te potevi andare a salvare Chris o Rebecca in base a, o Jill in base a chi giochi, no? Però io mi ricordo che... insomma c'era... infatti adesso ci ho fatto caso, ma il timer non c'è stato, che comunque è obbligatorio far esplodere tutto. Ho triggerato qualcosa di sbagliato? Arrivava il Tyrant, poi dopo Brad ti lanciava il lanciamissili e te lo finivi così. Boh, assurdo. E invece non è successo, fa un po' vedere. Eccolo. Come se fosse un... come se fosse un finale non completo, perché il Tyrant è vivo. Non l'abbiamo fatto esplodere, quindi... non abbiamo fatto un finale ottimale, ma nel gioco normale è obbligatorio uccidere il Tyrant. Cioè, nel senso... perché quel qua non è successo? Non capisco. Chi me lo sa dire? Qualcuno che vedrà questa cosa? Chi me lo sa dire? Per favore, spiegatemelo. Perché poi la Master Key aveva detto che non aveva più funzioni. Il Trigger System... io ho attivato tutto, se vi ricordate, tipo ho attivato lì il Power Plant. Boh. Dopo ci guardo. Niente, questo è Resident Evil Director's Cut, con molta sorpresa è finito un po' così. Assurdo. Spero vi sia piaciuto, tanto non ha seguito nessuno questa live, né tantomeno gli episodi su YouTube, però se c'è tutta la run su YouTube, e grazie per chi c'è stato, per chi c'è e per chi ci sarà, e ci vediamo con Resident Evil 2 o comunque un altro format. E così ci lasciamo. Allora ci vediamo con il 2 prossimamente. Adios.